Ciao a tutti belli e brutti, benvenuti nel mio canale. Oggi un nuovo video, un video dove vi faccio vedere tutti i miei profumi al Chiarè. Vi ho fatto un sondaggio su Instagram e devo dire che è il sondaggio più votato di sempre, perché avete votato in tantissimi che volevate vedere questo video di tutti i miei profumi al Chiarè. Lo so, sono ho i capelli pessimi, sono truccata in maniera pessima, ma ragazzi, vi assicuro che fa talmente caldo, ma talmente caldo, che io non riesco neanche a girare i video, talmente che è assurdo il caldo che fa. Purtroppo, dove di solito giro i video, non ho condizionatore, o meglio ce l'ho, ma la stanza è troppo ampia, quindi non rinfresca tantissimo. Non vi sto qui a dire bando alle ciance, ciance e ciancio alle bande. Vi faccio subito vedere tutti i miei profumi al Chiarè. Sicuramente alcuni li avrete già visti, ve ne ho già parlato, li parlate straparlato, ma ho deciso di raggrupparli tutti in un solo video, così avete insomma le idee un po' più chiare. Il primo di cui vi parlo è in assoluto uno dei miei preferiti. Il mio, tra virgolette, preferito è il Montale Intense, è il Montale Intense Tiare, ed è un profumo meraviglioso. Come dice la parola, è intenso, è veramente un Tiare intensissimo. Ce l'ho da quest'estate, l'ho preso circa 2 o 3 mesi fa e vi devo dire che è una bomba. È veramente un Tiare strong, di quelli bombazze, come un po' alcuni Montale. Montale lo trovate nelle profumerie di nicchia. Questo al Tiare costa 85 € per 100 ml. È il più costoso che vedrete in questo video, perché gli altri sono tutti low cost. Vi voglio leggere le note. Vabbè, il naso della fragranza ovviamente è Piermontale. È una fragranza del 2005 e contiene note di Tiare, cocco, rosa, gelsomino, ylang ylang e vaniglia. Che cosa si avverte tantissimo in questo profumo di cui io mi faccio la doccia? Si avverte tantissimo il Tiare e il cocco. Il Tiare e il cocco sono veramente le note predominanti. A molti addirittura infastidisce questo profumo perché è talmente intenso che ad alcune persone fa venire il mal di testa. A me no, io lo adoro, mi ci faccio la doccia, il bagno, lo shampoo, barba e capelli. Mi è stato chiesto da più persone se c'è una similitudine tra il Montale e il Tiare di Frochet. In realtà qualche similitudine c'è, ma non posso dire che sono due profumi che si somigliano o uno è la copia dell'altro. Assolutamente no, perché questo di Montale rimane veramente molto più fiorito, molto più complesso. Nonostante molti profumi di Montale nascono e terminano, quindi per tutta la loro evoluzione, non hanno una vera e propria evoluzione perché rimangono abbastanza statici, come in questo caso rimane abbastanza statico Intense Tiare. Ma è un Tiare che risulta cremosissimo, molto molto fiorito, un Tiare che nonostante io sono una che stagionalizza tanto e quindi il Tiare lo vado ad utilizzare solo ed esclusivamente nel periodo estivo, non vi nego che questo è un Tiare che può essere utilizzato tranquillamente tutto l'anno, ma perché rimane anche molto fiorito, nonostante molto molto cremoso, e nonostante è, ecco, un profumo che ricordi o può ricordare anche le creme solari. Ma a differenza di quello di Vrochet, come vi dicevo, a parte che è più fiorito, ma lo trovo un attimo più complesso e lo trovo un attimo forse più elegante, diciamo così, perché questa nota floreale riesce a donare al profumo veramente al profumo, alla fragranza, veramente quel quid in più, secondo me. Nonostante, ripeto, ci sono comunque delle similitudini, perché ci sono, ma l'uno non esclude l'altro. Se si ha l'uno non si può avere l'altro? No, perché questo qui, questo di Montale, rimane, come vi dicevo, più fiorito, più
Leggermente un po' più complesso, anche se non è molto evolutivo, come la persistenza di questo profumo spaziale. È una bomba proprio. Quando lo mettete rimane lì tutto il giorno e anche oltre, perché non lo lavate via neanche con le bombe a mano. Cioè, ha veramente una persistenza spaziale, come tantissimi profumi di Montale che hanno una super super persistenza. Forse questo è il profumo più persistente che ho di Montale. Io ne ho 3/4 ed è veramente quello in assoluto più persistente. La maggior parte dei profumi di Montale li trovate in questo pack. Varia il colore, magari questo è argento, qualcun altro è rosa, un altro è oro, ma comunque il pack è tutto in latta, non a tappo, ma un fermo che non fa erogare il profumo, ed ha anche questo sacchettino. Il fermo del profumo dov'è? Nella vetrina dei miei profumi, non lo so dove evidentemente l'ho tolto e l'ho lasciato di là. Ha questo fermo con una stellina sotto, sono tutti così. E quindi questo qui, ovviamente vi ho fatto già vedere l'altro profumo di cui vi ho parlato, riparlato, straparlato, cioè vi ho fatto venire la nausea, del Monoi di Yves Rocher. Del Monoi di Yves Rocher, che come vi dicevo ha delle similitudini, perché mi è stato chiesto: ci trovi delle similitudini? Assolutamente sì, ma non è uguale, a parte il prezzo, perché comunque questo costa tra le 15 e i 20 euro e questo ne costa 85, quindi anche il prezzo ha una bella differenza. Ma il Monoi di Yves Rocher rimane meno fiorito rispetto a quello di Montale, rimane più vanigliato, più cremoso, rimane più leggero, ma non leggero inteso come leggerezza ed inteso come profumo che va via dopo mezz'ora, no, rimane più leggero inteso come profumo in sé, ha una leggerezza diversa, mentre il Montale lo trovo un attimo più fiorito, più intenso, più complesso. Mentre il Montale lo trovo un po' più complesso, il Yves Rocher lo trovo un po' più semplice, un po' più portabile, no, invadente, perché nonostante questo Yves Rocher, vi assicuro che ha una persistenza incredibile, un sillage unico, ma anche il Montale ha un sillage impressionante. Io mi ci faccio la doccia perché, come ripeto, a me non viene il mal di testa, ma ad alcune persone so che devono fare solo poche spruzzate sia di questo che di questo di Brochet, perché gli fa venire il mal di testa. A me no, perché io li adoro. Sono profumi che messi in eccesso possono dare quella sensazione di soffocamento, non a me, ma so che alcune persone sì, quindi è tutto veramente molto molto soggettivo. Continuo a fare così perché è un caldo boia. E quindi questo qui lo trovo adatto veramente a tutti, ad un pubblico ampio, voi per il prezzo, voi perché rimane un attimo più portabile, rimane un tiare vanigliato con cocco che rimane più dolce perché la vaniglia tende a stemperarlo, mentre il Montale rimane molto molto più fiorito e quindi più complesso. Ma infatti, anche se andiamo a vedere la piramide olfattiva del profumo di Monoi di Yves Rocher, che è stato fatto nel 2012, è leggermente un po' invertita, nel senso che mi porta ylang, cocco, vaniglia, tiare, quindi bene o male le note sono molto molto simili, anche se, ripeto, il Montale rimane molto molto più molto molto più fiorito, molto più intenso e molto più complesso. Ma io l'uno non esclude l'altro, perché io magari un giorno metto questo, un giorno metto l'altro. Sono i profumi che veramente più indosso in questo periodo e nel periodo estivo. Sentite dei rumori sotto perché ho le finestre aperte, ma purtroppo non posso morire e quindi beccatevi i rumori. Un altro tiare di cui vi voglio parlare, questo è un tiare che rimane ancora più leggero, ed è il tiare di Bottega Verde. Come potete vedere, tutti i miei profumi al tiare sono super 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 utilizzati. Non vi posso far vedere questo semplicemente perché il pack è argentato, ma se no pure questo
potevatevi dire che è ben ben utilizzato. Il monoi di Bottega Verde rimane veramente ancora più dolce, ancora più delicato. Questo qui è un monoi che non ha una persistenza altissima, perché comunque è anche uno di toilette e non ha una persistenza grandiosa, dura quelle 3-4 ore, a differenza del Yves Rocher e del Montale che hanno una persistenza spaventosa. Anche il sillage è meno intenso, anche come vi dicevo il sillage è meno intenso e la persistenza sicuramente più bassa. Vi leggo le note sono latte di cocco, zenzero, cedro, nel cuore rosa, gardenia, tiare, nel note di base vaniglio, legno e fava tonka. Quindi diciamo che qui ci porta più note e ce lo fa pensare come profumo un po' leggermente più complesso. Vi assicuro che non è più complesso, i profumi al tiare rimangono tutti abbastanza statici, non sono profumi super evolutivi, perché quello di Rocher nasce A e muore A, come quello di Montale nasce A e muore A, così quello di Bottega Verde. Essendo queste note di cocco e di tiare di Lang Ylang ben definite, rimangono uguali dall'inizio alla fine del profumo. Quindi non sono profumi evolutivi, ma sono profumi statici. La durata, come vi dicevo, è una durata più blanda, dura intorno alle 3-4 ore. Questi addirittura in questo periodo li trovate in offerta a 9,90 € il 30 ml. Ma io ne ho presi, questo qua l'avevo preso l'anno scorso, ma ne ho presi altri con un'altra promozione di Bottega Verde. Se avete visto il mio video, quello sul mio video haul, se non l'avete visto ve lo lascio su nelle schede, addirittura 4,99 €. Quindi da un profumo che in offerta viene venduto a 5 €, insomma, non è che ci si può aspettare una durata di mille ore. Vero è che a prezzo pieno mi sembra che costino intorno ai 15 €, 20 €, quindi diciamo che a prezzo pieno non conviene assolutamente, ma se li trovate a 10 € assolutamente sì. L'uno ricorda l'altro vagamente, questo di Brochet rimane molto molto più intenso, mentre questo di Bottega Verde rimane molto molto più delicato. Si avverte forse più che il chiaré, si avverte un po' più la nota, nonostante il chiaré cede ben presente, si avverte in modo più delicato la profumazione di cocco. Sono profumi che rimangono sintetici? Per me assolutamente no. Per me il monoi di Montale è un monoi molto molto cocco, e monoi fiori rimane assolutamente non un profumo molto molto realistico, non sintetico. So che molti il monoi di Brochet lo reputano sintetico, per me non è sintetico affatto, nella maniera più assoluta. Lo compro dal 2012, comprato, ricomprato e stracomprato, ne ho già un altro pieno, quindi per me è top. Questo qui lo trovo sintetico? Sinceramente no, lo trovo diverso. Trovo sicuramente qui un cocco più naturale, e anche in questo di Montale un cocco e un chiaré più naturale. Ma se devo dire che è estremamente sintetico questo di Brochet, non posso dirvelo. Non rimane naturale però come gli ultimi due che vi ho citato, secondo il mio naso. Poi ogni naso ovviamente è a sé. Qui si avverte leggermente un po' più la nota del cocco e dell'Ylang Ylang, anche se il chiaré è molto 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 presente. Ha un ottimo sillage, ma la persistenza è abbastanza bassa, pur essendo comunque uno dei toilette. Poi vi voglio parlare di un tiare. So che a molti i profumi di Tesori d'Oriente non piacciono particolarmente, ma ce l'ho e ve ne voglio parlare. Vi voglio parlare anche del tiare delle Indie di Tesori d'Oriente. È il mio tiare che preferisco di meno, sinceramente, veramente il tiare che preferisco di meno. È un tiare diverso, dove si avvertono tanto anche le note legnose.
non è il classico tiare, non vi aspettate il classico tiare da creme solari e da spiaggia come gli ultimi tre che vi ho fatto vedere, perché gli ultimi tre che vi ho fatto vedere ricordano proprio spiaggia, creme solari, profumo proprio di crema, solari, mare, acque, intensificatori di abbronzatura, eccetera. Questo assolutamente no. È un tiare molto molto più legnoso. È un tiare che secondo me può essere utilizzato anche nel periodo invernale, perché più che tiare inteso come profumo di monoi, di fiori, di cocco, è un tiare legnoso che può star bene anche su un uomo. Un sillage medio-basso, un'ottima persistenza, una fragranza che, ripeto, secondo me può essere utilizzata anche su un uomo. A me non piace particolarmente, non mi fa impazzire e penso che sicuramente la farò utilizzare più a Luca che a me, perché anche spruzzandolo sulla maglia mi ha dato l'idea di virare un po' più al maschile, nonostante io poi amo alcuni profumi maschili e vado ad utilizzarli, ma questa non è una delle mie fragranze preferite. Se cercate un tiare diverso dal solito, che non ha le solite note di creme solari, che non è cremosissimo, che ha degli accenni che virano un po' più al mascolino, o magari degli uomini che cercano un tiare un po' più legnoso, potete andare a tranquillamente a sentire e a prendere questo di Tesori d'Oriente, che costa 3 euro 3,50 euro. È molto persistente sulla maglia, vi dura, se lo spruzzate sui vestiti vi dura tutto il giorno e non va via, pur essendo un profumino di 3 euro. Questo lo sento più sintetico, no, perché ripeto, è un tiare completamente diverso dagli altri, che non risulta un tiare alle creme solari. Contiene anche tiare, ma secondo me il suo nome non è quello che doveva, cioè è fuorviante, è un nome fuorviante, perché comunque non è il classico tiare che potete aspettarvi. Un altro tiare molto 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 economico è quello di Giardino dei Sensi. Anche questo costa più o meno intorno ai 3 euro. Questo diciamo che è un tiare, neanche questo è un tiare classico, però questo è un tiare molto molto carino, molto dolce, molto delicato, che risulta anche più floreale, ma che non fa venire mal di testa. È un tiare, non vi sto leggendo le note perché comunque di questi non è che riesco a trovare le note, vi dico quello che ci sento io. È un tiare che rimane veramente blando, delicato, vi dura quelle 2-3 ore, parliamo comunque di un profumino di 2,50 euro. Si avverte la cremosità del tiare, ma ovviamente rimane un po' più sintetico, perché stiamo parlando comunque di profumini di 2,50 euro. Nonostante questo, vi posso dire che questi sono i classici profumini che utilizzo a volte quando sto dentro casa, quando, anche se ho delle magliettacce, vado lì, mi tempesto e comunque quelle 2 o 3 ore me le dura tranquillamente. È un profumino molto, come dicevo, delicato, dove c'è il sentore di tiare, ma c'è tantissimo anche il sentore di fiori bianchi. Quindi se cercate un tiare molto molto economico, che vi costa intorno ai 3 euro, ma che non è strong come questo di Brochet, né quello di Montale, né magari, perché anche questo è bello intenso anche se non è persistentissimo, ma cercate un qualcosa di veramente delicato, che richiami il tiare ma che lo ricordi vagamente, che risulti un po' più dolce e fiorito e che costa veramente poco, è questo di Giardino dei Sensi. Un altro tiare, secondo me questo è puro cocco, e tiare di cui vi ho parlato, riparlato e straparlato, è quello di Lolita Lempisca, e non potevo non citarvelo, perché anche questo rimane il sentore di tiare veramente molto molto intenso, nonostante non si chiami tiare, nonostante possa far pensare anche ad altro. È un tiare complesso, un tiare un po' più complesso, perché comunque all'interno contiene note di cocco, adesso ve le leggo tutte perché ovviamente non posso ricordarmele a memoria, a volte si leggono le note per far comunque avere un'idea
alle altre persone che ci seguono di che cosa poi c'è all'interno di un profumo. Profumo che contiene bergamotto, neroli, limone, cuore di cocco, ylang ylang, gelsomino, note di base, mirra, sandalo e vaniglia. Quindi diciamo che è più complesso rispetto agli altri, perché comunque contiene bergamotto, lime, neroli e cocco. Ma vi posso dire che comunque, nonostante qui parli di cocco e non parli di tiare, questo è un profumo dove il tiare è molto molto ben presente. Il cocco e il tiare insieme lo fanno ricordare e somigliare vagamente, ma vago, ma proprio vago, a comunque questo qua di Brochet, perché qui in questo di Lolita Lempicka si avverte comunque molto di più la nota di bergamotto, la nota di ylang ylang, quindi non rimane il solito profumo al cocco monoi tiare che sentiamo, risentiamo e strasentiamo. Questo, di questo profumo, come di questo di Brochet, vi ho fatto venire la nausea. E come vi dico sempre, sono poi, come potete vedere, i profumi più utilizzati, perché sono le mie note preferite e quindi sono quelli che ne ho tanti e che utilizzo veramente in grande quantità, soprattutto in questo periodo. Voglio assolutissimamente prendere anche il monoi di Dottor Taffi, che ho sentito e che mi piace tanto, e anche il monoi di Erbolario, che mi manca, che praticamente non ho preso, e mi piacciono entrambi, ma perché io sono proprio amante del monoi chiare e cocco, e quindi questo rimane quello più diverso dagli altri. Se cercate un profumo che comunque ha note di cocco, chiare e monoi, ma che si allontana un po' dai soliti cliché, che ha un'ottima persistenza, un ottimo sillage, ma che vi fa sentire anche magari la nota del bergamotto e risulti più fresco oltre che cremoso, io come sempre vi consiglio questo di Lolita, vi consiglio questo di Lolita Lempicka. E niente, questi erano tutti i profumi di cui vi volevo parlare. Ovviamente di questo qui che vi ho fatto la review più dettagliata, vi lascio qualche video su nelle schede, perché ripeto, ve l'ho fatto vedere, rivedere, stravedere più e più e più e più volte. Vi ho fatto venire la nausea come con questo qua. La prima volta in assoluto di cui vi parlo è questo, che poi è il mio preferito in assoluto, questo di Montale. E nulla, io spero che questo mio video vi sia piaciuto. Se il mio video vi è piaciuto, spolliciate in su, condividete i miei video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, seguitemi su Instagram, che lì sono molto 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 più attiva, commentatemi, perché per me le interazioni sono molto importanti. Io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio, ciao!